però e dai, sì, sono positivo, sì, dai, siamo positivi. Con un lavoro. Con un bel lavoro. Ok, grazie. Spero che questa avventura qui a condominio ti sia comunque piaciuta. Noi sei stata una dei nostri cavalli di battaglia, sono sincero. Bene, bene, sono contenta, mi fa piacere. Spero di portarvi sempre nuovi ascoltatori man mano che vado avanti. Grazie. È partito anche l'applauso qua. Olè. Ora anche in Australia ci ascolteranno. Esatto. Sì, il 50% degli ascoltatori verranno in Australia. Vabbè, vi porterò anche ascoltatori australiani, basta. Ricomincerete. Va bene, Vale, noi ti mandiamo un grande abbraccio, un bacione e ci risentiamo prestissimo qua nel nostro condominio, dai. Ok, un bacione a tutti, buona continuazione, buona chiusura. Ciao Vale, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
La meravigliosa Adventure of a Lifetime dei Coldplay è l'ultima canzone di questa seconda stagione di Condominio Roma Futura, che volge al termine, ore 2:46. Abbiamo allungato anche di un quarto d'ora buono, proprio per stare ancora di più. Ma siamo ai saluti finali di questa seconda stagione. No, no. Non è la fine, è solo... no. Adesso mi incateno qui dentro. Condominio Roma Futura è occupato, ecco, occupato con il occupato il condominio. Ragazzi, non dobbiamo noi non ce ne andiamo. Non ce ne andiamo. Non ce ne andiamo. Restiamo qua fino anche... alle 6 minimo. Appunto, anche zio Frank. Ragazzi, io credo di, per dire due parole, sia stata un'avventura meravigliosa. È partito tutto appunto da un progetto che si è sviluppato con me e Fabrizio e poi si è ampliato alla grande. I miei ringraziamenti vanno in primis a chi ci ha dato la possibilità di fare questa puntata e tutte le altre puntate. Da Maxi Morganti a tutti i ragazzi di Radio Roma Futura, Lorenzo Loddo che ha curato tutta la parte tecnica, per poi passare a tutti gli altri che ci danno l'opportunità di stare qui e regalare anche emozioni e sensazioni. Quello che mi è piaciuto è da parte di tutti un impegno, e comunque c'è stato anche da parte di tutti i ragazzi, gli inviati. Comincio a fare un giro di applausi, di ringraziamenti a tutti i nostri ospiti, non sto qui ad elencarli tutti, e un applauso straordinario a tutti i nostri inviati: Giulia Morigoni, Roberto Caputo, Valentina De Venuto, poi anche Raffaele Toscano, anche se per poco è intervenuto, Brandon Raff interverranno, spero, un giorno. Il mio grazie va a tutti gli altri ragazzi che sono intervenuti, chi più chi meno, anche tra le varie telefonate. Benedetto Cesarini, che spero ritroveremo con più voglia ancora di fare nella prossima stagione, magari, perché no, un bel personaggio. E poi il mio ringraziamento va anche a chi non è potuto stare qua in queste ultime puntate: la nostra Giulia Vellucci, la hashtag la gossipara, ricordiamo la nostra gossipara. E poi ovviamente ragazzi, io voglio spendere due parole per Alessio, che è un ragazzo d'oro, è un ragazzo fantastico, preciso sempre tutto, ha regalato un'emozione, soprattutto delle parole importanti ogni puntata, quindi un applauso va a bravo lui musicante, per tutto quello bravo che musicante ha fatto in questa trasmissione. Voi volete farmi piangere, io ringrazio voi, e forse adesso le parole non verranno più di tanto perché sono abbastanza emozionato. Comunque vi ringrazio per questa opportunità, ringrazio Radio Roma Futura, ringrazio naturalmente voi due che appunto mi avete dato questa opportunità e mi avete accolto in questa famiglia, mi piace pensarla così. E mi sono divertito tantissimo in queste serate. Non so come farò questi sabati senza Condominio Roma Futura. Non vedo l'ora però di tornare. Ringrazio i nostri ascoltatori e niente, l'emozione è tanta, ragazzi. Eh no, vabbè, questo è normale, caro musicante, sicuramente sì. Poi ripeto, l'appuntamento ritornerà sicuramente la terza stagione nei mesi caldi, credo tra fine maggio e inizio giugno, poi ci aggiorneremo. Qua andrà in onda sicuramente su Facebook, ricordiamo i podcast su Spreaker e sulla pagina Condominio Roma Futura, andranno in onda anche sul gruppo I Condomini di Condominio Roma Futura. Abbiamo scoperto da poco anche su YouTube. Ci siamo. Esattamente. Cliccare Condominio Roma Futura, ci sono vari pezzi. Standing ovation per i nostri ascoltatori, tutti veramente sempre calorosi, chi è intervenuto, chi meno, i messaggi, i condomini di Condominio Roma Futura. Poi ovviamente credo che sia davvero straordinario anche il fatto di avere un pubblico davvero così vasto, da Roma, da Milano, tutta Italia, Tivoli, Bergamo, Napoli, Villa Santa Lucia, Santo Padre, Mentana, Vetralla, Italia, Canada, Francia, insomma veramente straordinario. Monterotondo, Guidonia, Frosinone, Valmontone, Marino, tantissimi amici di Marino, Bologna, insomma ogni parte d'Italia. Quindi mi raccomando, terza stagione, Fabrizio, ci saremo, ci saremo. E non può che mancare anche un profondo ringraziamento anche agli ospiti di questa sera, Mauro Pallotta, ancora un grande applauso a lui che è stato con noi. E poi veramente tutto quello che posso dire è che sono veramente onorato di aver fatto ancora questa stagione con
il mio grandissimo collega e amico Fabrizio Caputo, che lui veramente una persona d'oro, squisita e sempre ricca di sorrisi e felicità. Quindi il mio applauso ovviamente e ringraziamento qua a Fabrizio. Sono emozionato, Federico, ma ragazzi, fatevelo dire, un vero esperto del settore, uno che praticamente sta facendo carriera, diciamolo tutto. Io penso che fra poco, non lo so, me lo ritrovo su Rai 1. Tra poco dovremmo chiedere gli autografi. Dovremmo chiedere gli autografi. Federico, facci un autografo, ti ricordi? Ragazzi, a parte gli scherzi, uno dei conduttori migliori, secondo me, che c'è sul panorama radiofonico. No, veramente, sono sincero. È un grande in bocca al lupo anche. Un grande in bocca al lupo. È una nuova avventura che però non sveliamo. Top secret. Al grandissimo, mitico, stupefacente Federico il Pampa, sozio. Grazie ragazzi, mo mi emoziono io però, perché ti abbiamo annunciato come, che ne so, al San Paolo, a San Siro, capito? Esatto, mi fate emozionare a me, quindi io non ho altre parole da aggiungere. Come hanno detto loro, ovviamente, poi crepi il lupo per questa esperienza, perché penso che sarà comunque una bella esperienza. Non svelo ancora nulla, perché uscirà uno spot di questa web TV, quindi ci vedremo presto. Prossimi appuntamenti su Radio Roma Futura ovviamente continuano. Da settimana prossima con me ci sentiremo a Club de Football mercoledì sera, abbiamo già detto ieri, ore 21. Poi Condominio Roma Futura chiude ufficialmente le sue porte questa sera, per riaprirle poi nel mese di sperando fine maggio, o comunque va ad inizio giugno, per fare un po' di puntate nei mesi caldi. Quindi davvero tutto dal nostro condominio, grazie anche a zio Frank che è ancora qua, grazie a Maniaca, grazie alla signorina che sta sempre qua vicino che fa le cose. Il campanello smette di suonare, è davvero tutto, e vi lasciamo ovviamente alla nostra sigla, la nostra sigla fantastica sigla che vi ha tenuto compagnia per tutta questa stagione. Chissà, magari ne rifaremo una nuova. Ci sentiamo presto comunque. Stay tuned, stay alive e believe in yourself. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Buonanotte. Dimmi la verità, che è vero ciò che sto ascoltando, che è il sabato che sto aspettando, che il weekend è arrivato già. Sentami, questo microfono non mi funziona, tra poco parte la diretta, siamo nella merda già. Ti stiamo chiamando per lo studio, gridando come i pazzi sperando. Senti a me, io sento a te.